EICMA 2011, stand Ducati in compagnia di Diego Sgorbati, responsabile marketing del gruppo Ducati, che ci presenta l'ultima annata e ci racconta quelle che sono le novità del mercato. Buonasera da parte mia. 1199 Panigale, la moto che gli appassionati sportivi aspettavano ormai frementi da mesi, e scrive un nuovo capitolo della storia Ducati. Non è un'evoluzione della specie, qui Darwin l'avrebbe chiamata una rivoluzione della specie, perché è una motocicletta che, a partire dal nome, porta dei cambiamenti epocali in Ducati. Alla sigla, che ha sempre contraddistinto le Superbike, si aggiunge il nome Panigale, che è il luogo dove si scrive ogni giorno la storia della Ducati dal 1926. E proprio il nome segna quella che è anche una rivoluzione tecnica e una rivoluzione del mercato delle Superbike, perché la moto è nuova in ogni componente, è un motore completamente nuovo, il Super Quadro, a cui abbiamo voluto dare un nome italiano, un nome che celebra questo rapporto estremo tra l'esagio e coppia, con pistoni da 112 mm, i più grandi mai messi su una moto in produzione di serie. Questo motore fa due cose incredibili. La prima sono prestazioni mozzafiato, 195 cavalli, con tutto quello che poi comportano anche in termini di elettronica a corredo e di evoluzione delle componenti a corredo. Ma la seconda cosa che fa è che rende possibile un nuovo concetto di veicolo e di integrazione col telaio. Infatti il motore ha una funzione completamente portante nella Panigale, abbinato ad una monoscocca anteriore che funge da airbox e abbinato posteriormente a un forcellone, ovviamente monobraccio, e al codino reggisella. Questo risultato, questo concetto di veicolo innovativo ha portato a un risultato che parla da sé. La moto pesa 10 kg meno del modello precedente, ovvero della 1198, che è tuttora sul mercato la moto sportiva più leggera esistente. Quindi diciamo che la distanza rispetto alla concorrenza entra nell'ordine dei 15-20 kg. Come tradizione in casa Ducati abbiamo due versioni speciali da subito, ovvero la versione ES con cerchi marchesini forgiati e con sospensioni Ohlins a controllo elettronico integrati nei riding mode della motocicletta, e infine abbiamo, come da tradizione Ducati, ma anche per celebrare i 150 anni dell'Italia, del paese di cui siamo orgogliosi ambasciatori in tutto il mondo, una Panigale S tricolore, in questo caso con livrea tricolore, scarico a corredo, scarico diciamo racing a corredo, certo. E anche un sistema di acquisizione dati che si basa anche su tecnologia GPS, per poi poter avere un traguardo elettronico che ci dà i tempi sul giro e che ci permette di scaricare e rivedere a casa le traiettorie in pista. Gli appassionati ne avranno da che divertirsi. Noi abbiamo chiuso nel 2011 un piano industriale che appunto ci ha portato con la Panigale a ristrutturare completamente l'offerta di prodotto, ad entrare in nuovi mercati e ad avere un anno record per la Ducati, quindi il miglior anno di sempre. Dal 2012 al 2015 abbiamo in programma un piano con altrettante novità, ma che hanno un obiettivo ben chiaro: da un lato estendere quello che è la reach, la portata della marca Ducati, dall'altro lato consolidare invece quelli che sono i valori forti della marca Ducati. Quindi sicuramente vedremo delle estensioni della marca, ma anche dei prodotti dedicati sicuramente agli appassionati e ai valori più cardine del nostro marchio. Beh, direi che non è poco, assolutamente non è poco. Altre novità sul mercato, credo che a parte qualche restyling che voi avete fatto sulle altre moto, non ce ne siano, se non la Street Fire, mi sembra che è l'altra novità che avete portato, giusto? È corretto, abbiamo la Street Fighter 8.48, quindi abbiamo rivisto la gamma Street Fighter, che va nel suo quarto anno di vita con un restyling importante, che vede anche l'ingresso di una versione di appunto ingresso, scusami per la ripetizione, ma che è dotata del motore 8.48, certo, in versione 11 gradi, quindi prende dalla multistrada 1200 tutti quegli interventi per renderlo ancora più fruibile, quindi rinuncia a una manciata di cavalli rispetto all'8.48 Superbike, ma in compenso ha una fruibilità più adeguata ad una moto naked. Abbiamo poi un paio di novità sul Diave, che è stata la grande novità del 2011, una moto che ci ha dato soddisfazioni incredibili dal punto di vista commerciale e dal punto di vista della clientela che si è avvicinata a questo modello, che proponiamo in fiera in versione AMG, ispirata quindi al nostro partner di Stoccarda, e anche in versione cromo, che invece è un po' più un tributo al vintage di Ducati, perché le moto cromate sono un po' nella tradizione anni della 70, marca. Esatto. Esatto. Beh, direi che ne abbiamo a sufficienza e i nostri telespettatori avranno da che lustrarsi gli occhi, oltre che da un commento tuo che è stato più che esauriente
e ha messo un po' di acquolina in bocca per quelli che sono i ducatisti puri, quelli che aspettano di poterla andare a provare nel circuito. Credo che più che l'acquolina un bel po' dei nostri clienti e tifosi appassionati passeranno notti insonni di fronte a questa motocicletta. Assolutamente sì. Allora, in compagnia di Diego Sgorbati, un saluto a tutti gli amici. Mi raccomando, buona festa, buona EICMA per tutti. Grazie mille.